Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, andiamo a commentare la partita che si è svolta all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Conetani, Pisa, Catanzaro. Beh, andiamo subito così, noi siamo stati trafitti dopo due minuti di gioco, non abbiamo neanche insomma scaldato i motori, per così dire, eravamo già sotto di una rete. Grazie a un calcio d'angolo guadagnato dal Catanzaro, che dire, Pontisso si è trovato da solo, esterno fuori area, preso, ha tirato una bordata ed è entrata. E quindi ci siamo ritrovati essere, ripeto, sotto di una rete dopo appena l'arbitro ha fischiato inizio la gara. La partita comunque il Pisa l'ha tenuta a mano anche nel primo tempo, pallino in mano l'abbiamo tenuto noi. Poi ci sono stati purtroppo tanti errori da parte nostra, nella fase finale di gioco, tanti errori. Palotti ha sbagliato un paio di occasioni, insomma ci sono stati tanti errori. Però un Pisa che comunque è stato propositivo, un Pisa che ha tenuto pallino in mano, praticamente Catanzaro, a parte la rete, non ha fatto null'altro nel primo tempo, forse un tiro, forse. Però per il resto il nostro Pisa ha, diciamo così, tenuto mano il gioco. Bene, nella ripresa stessa identica cosa. I ragazzi sono scesi in campo con la voglia, secondo me, e la volontà di riprendere in mano la partita. Eravamo ancora sul 1-0, quindi purtroppo Bonfanti gli ha detto no, la traversa. Peccato, anche lì. E poi è stato un altro paio di errori fatti in fase finale. E poi arriva la beffa arriva al 63esimo, no? Ambrosio segna il raddoppio. Una difesa oggi un po' così, noi, un po' forse non tanto incisiva. Comunque siamo sotto i due reti. Io credo che non meritate per il Catanzaro, ma d'altra parte il calcio è questo, meriti o non meriti, chi segna vince, no? Chi segna fa gol. Questo poi alla fine nel pallone è questo discorso. Nella ripresa Catanzaro, solito due tiri forse, quindi un gol e un tiro, ecco, in sostanza noi ci siamo dati tanto da fare, ma la svolta è arrivata durante i cambi, nei cambi. La svolta è arrivata nei cambi, Moreo segna, subito appena entrato segna e noi andiamo sul 2-1. Poi all'81esimo segna il pareggio, lo segna Mari. E siamo sul 2-2. Partita che poi non ha detto quasi più niente, insomma alla fine pareggio e poi mi sembra che andava bene sia l'una all'altra parte, a parte che Catanzaro, bene o non bene, insomma si è affacciato alla nostra area, ma non ha detto niente di che. Beh, andiamo a vedere quelli che sono i voti che ho dato. Quindi Nicolas 6, in alcune occasioni è un po' insicuro, però alla fine bene così. Barbieri 6, una gara ieri a tratti timida, si fa vedere pochi in avanti, però bene in fase difensiva Barbieri. Caracciolo 6, un 6 stretto però, perché è poco attento sul gol degli avversari è stato. Comunque si fa vedere anche in avanti, però vabbè, non trova la via del gol, ho detto, è una delle tante occasioni, anche queste qua, che non abbiamo realizzato. Canestrelli 6, nel primo tempo così e così, ma nel secondo tempo, secondo me, è andato molto ma molto bene. Beruatto 7 a Beruatto, perché gli assist che ha fatto sono stati decisivi, sia per quanto riguarda Moreo, sia per quanto riguarda Mari. E quindi 7 a Beruatto, perché, insomma, ripeto, grazie ovviamente ai ragazzi che hanno segnato, riportiamo la situazione in parità. Marin ovviamente 7, perché al di là della rete ha fatto anche bene ieri, veramente bene.
Poi dall'82esimo è entrato De Vitis perché Mari si è infortunato, senza voto perché ha giocato una spicciolata di minuti. E Steves 6, perché spinge tanto in avanti, ma certe volte, in certe occasioni, se avete visto, non ha trovato nessuno dove a poter appoggiare la palla. E quindi è così. Dal 79esimo è entrato Touré, anche lui ha giocato una spicciolata di minuti, insomma, non do voto. Arena 6 e mezzo. Arena 6 e mezzo, sempre al centro dell'attenzione, spinge tanto sto ragazzo, e quindi 6 e mezzo. Tramoni, io darei per quello che, per quel poco che ha giocato, ha toccato dei palloni buoni, quindi io gli darei un 6. Valotti 5 e mezzo, al di là degli errori che ha fatto in fase finale, perché poteva tranquillamente regalarci un gol o due nel primo tempo, non mi è piaciuto, una prova non convincente secondo me. Dal 72esimo è entrato Mlakar, si è rivisto Mlakar e senza voto, perché ripeto, ha giocato una spicciolata di minuti. Quindi D'Alessandro 6, bene, molto bene nel primo tempo. Nel secondo tempo il Catanzaro lo raddoppia, ha avuto il raddoppio di marcatura, e quindi non è riuscito, se vi ricordate, spesso e volentieri durante la discesa ne trovava due davanti, quindi non è riuscito a esprimersi al meglio. Però secondo me va bene così, D'Alessandro è un ragazzo che ha del talento. Bonfanti 6 e mezzo, crea pericoli costanti nell'area, si fa vedere, e poi a inizio di presa, ripeto, c'entra la traversa, quindi c'entra la traversa, 6 e mezzo. Poi è entrato Moreo 7, per come è entrato, per il gol che ha fatto e come sono state le movenze. Quindi secondo me Moreo ieri ha giocato veramente bene, anche se ha giocato poco, ma quel poco che ha giocato è stato veramente veramente convincente. Io, quando c'è da dare a Cesare quello che è di Cesare, lo do. Aquilani, commettiamo Aquilani. È una squadra, caro Aquilani, del vorrei ma non posso. Siamo sempre del vorrei ma non posso. Una squadra che è poco attenta, poco attenta, perché se fossimo più attenti, le cose magari cambierebbero. Per tutto il corso del campionato sarebbero cambiate, secondo me. Comunque, ieri Aquilani io gli do un 6 e mezzo, perché alla fine ha centrato le sostituzioni, forse, non lo so, avrei qualcosina da dire insomma la karma, evito, perché poi ognuno si faccia insomma le sue cose, no, fa le sue idee, e quindi, però ripeto, è una squadra che se fosse stata più attenta in certe occasioni noi avremmo sicuramente qualche punto in più. Non solo, ma se fosse scesa in campo magari questa squadra con qualche giocatore diverso in tante tante partite, sicuramente noi avremo qualche punto in più, e comunque giocatori di valore noi ce li abbiamo, quindi. Però è tutto ormai ripeto, e la chiudo è un vorrei ma non posso. Bene, detto questo, stasera ci sarà il terzo tempo con Matteo. Ieri non l'abbiamo fatto perché era tardi, insomma, eccetera, eccetera. Quindi stasera tutti sintonizzati qua alle 20:45, alle 21:45 faremo il terzo tempo. Bene, se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Stasera.